Buonasera, benvenuti, ben ritrovati, buon giovedì sera in nostra compagnia, un'altra puntata di The Politicom, una puntata sotto la pioggia, un po' dappertutto, quindi cercheremo di riscaldarvi, anche se il tema è di quelli che non ci fa stare proprio sereni, ma invece stasera proveremo a rasserenarvi, anche se parliamo di prevenzione, di lotta alla AIDS soprattutto questa sera, ma parleremo anche, accenneremo a diverse altre tematiche che necessitano di prevenzione. Va da sé che purtroppo la patologia degli ultimi 2 anni, insomma la malattia degli ultimi 2 anni è quella legata al SARS-CoV-2 e quindi accenneremo anche a vaccini, Covid, ma il grosso di questa puntata dedicata a questioni sanitarie sarà incentrato su una malattia che era la malattia del secolo e che, da quello che ho capito, vi spiegavano prima i 3 ospiti studio che presento tra qualche istante, e in un certo senso iniziamo a comprenderla sempre di più e a salvare sempre più persone. Non si muore più come prima. Sembra quasi tutto arrivato, insomma, quasi con volontà, perché ieri era l'anniversario della morte di Freddie Mercury, no? Un cantante famosissimo morto per AIDS. Oggi noi facciamo la trasmissione sulla prevenzione, ma oggi è la giornata contro le violenze sulle donne, quindi parleremo in un certo senso anche di prevenzione da questo punto di vista. Il prossimo 1 di dicembre, quindi tra una settimana circa, ci sarà un evento molto importante ed è la giornata appunto internazionale, se non ricordo male, no? Per mondiale. La giornata mondiale proprio della lotta all'AIDS. Di questo parleremo principalmente in questa puntata di The Politicom. Come al solito potete stare con noi e interagire con noi, come? Attraverso, guardando intanto la trasmissione sui 2 canali del digitale terrestre, quindi 118 e 518, entrambi in full HD, seguendo lo streaming, e nel frattempo vi leggete le notizie sul nostro sito web www.tresudweb.it. La trasmissione la seguite anche sui canali social, dai quali potete collaborare, insomma, farmi fare bella figura. Stasera ho 3 medici, insomma, specializzati, quindi la pagina specifica della trasmissione è The Politicom, e l'altra invece quella ufficiale di Telesud, eccola qua. In entrambe le pagine è già partito lo streaming della trasmissione, eccolo qua, ve lo faccio vedere, cliccate sulla finestrella, si apre lateralmente la pagina dei commenti, iniziano infatti a salutarci i primi nostri amici che ci seguono. Buonasera Giovanni Pollina e Patrizia Sarcona, buonasera Ezio Arbola, che mi ha già suggerito un problema serio che magari più tardi affronteremo, buonasera Luigi De Vincenzi e così via, lo stesso procedimento sulla pagina di Facebook, che è della nostra televisione, quindi la pagina Facebook di Telesud. Parte lo streaming, cliccate e potete interagire con noi. Chi ho in studio? Ho in studio 3 medici, in particolare inizio a presentare più vicino a me, cioè Antonio Sparaco, che è in rappresentanza dell'unità operativa complessa del Centro di Salute Globale, grazie per essere qui con noi. Psicoterapeuta, assolutamente. Al centro è il dottore Pietro Colletti, che è il direttore dell'unità operativa complessa delle malattie infettive del presidio ospedaliero di Marsala. Buonasera, ben ritornato. Buonasera, dottore Colletti. L'abbiamo avuto nell'altro studio di recente, in un'altra veste, diciamo, sì, sociopolitica. Adesso ce l'abbiamo invece nella sua qualità di medico, il dottore Orazio Mistretta, che è il referente aziendale di medicina scolastica e Covid scuola. E con tutti e 3 appunto vediamo di capire a che punto siamo per quanto riguarda la lotta all'AIDS. Inizio proprio dal dottore Colletti, perché tra meno di una settimana, il giorno 1 di dicembre, appunto la giornata mondiale della lotta all'AIDS si terrà anche a casa nostra, così come ce ne saranno diversi un po' in ogni sede, insomma in ogni stato, ma noi parliamo di casa nostra, ci sarà un evento importante che farà il punto della situazione proprio sulla lotta all'AIDS. Dottore Colletti. Allora, celebrazione della giornata mondiale per la lotta contro l'AIDS. Sono cambiate tante cose da quando è stata celebrata per la prima volta.
ho con me dei numeri. In questo momento nel mondo ci sono 38 milioni di persone che vivono con il virus. Dall'inizio della pandemia, che ricordate tutti intorno alla fine degli anni 80, l'AIDS ha provocato 35 milioni di morti. Ora è cambiato tutto. È cambiato tutto perché l'infezione da HIV, grazie alle terapie, non porta più all'AIDS, che è la malattia conclamata, sono due cose diverse, e quindi non porta più alla morte. Sostanzialmente le terapie che bloccano il virus dell'HIV permettono al nostro organismo di reagire in modo tale che non si ha quel danno sul sistema immunitario che provoca l'AIDS, che poi era progressivo e poteva portare a morte. Nel 1996 c'è stata la prima rivoluzione. Chi è più avanti con gli anni ricorderà che si parlava di cocktail farmacologici. Ancora oggi usiamo cocktail farmacologici, però allora si usavano fino a 36 compresse al giorno per curare i pazienti e curavamo soltanto quelli con la malattia più avanzata, poi la scienza ha fatto una serie di progressi. Oggi con una sola compressa che contiene più principi attivi si blocca la replicazione del virus, non si progredisce verso la malattia conclamata che è la sindrome da immunodeficienza acquisita, cioè l'AIDS, e quindi si ha una aspettativa di vita che è assolutamente sovrapponibile a quella delle persone che non hanno l'infezione da HIV. Quindi abbiamo subito sfatato la paura, subito non si muore più, ovviamente se si prende in tempo e se la si cura, di AIDS. E questa già è una cosa fantastica da dire subito in apertura di trasmissione. No? Questa è la cosa fantastica perché oggi, questa sera, in questi giorni che vogliamo parlare di prevenzione, dobbiamo dare questi messaggi positivi, cioè oggi fare il test è importante, lo approfondiremo meglio penso durante questa trasmissione, fare il test è importante perché trovare il virus all'inizio significa bloccarlo e avere una vita assolutamente normale. Faccio un esempio che fa parte della mia storia di medico che si è occupato sin dal 1990 di infezione da HIV. Avevamo persone che avevano una malattia avanzata, siamo riusciti a curarle, queste persone adesso sono papà, mamme, hanno dei figli sani e qualcuno di queste persone che è cresciuto con me, io ero un giovane medico, adesso è persino nonno. Quindi questi messaggi positivi. Questo non significa che l'HIV lo dobbiamo tenere sotto banco, tutt'altro. Significa che l'HIV dobbiamo andare a beccarlo tra di noi. Non è più una malattia di quelli che si chiamavano una volta i gruppi a rischio. Poi ne parliamo. Ci sono dei comportamenti che possono essere rischiosi. Immagino che sia fondamentale l'intervento nelle scuole, no, dottore Mistretta? Cioè far capire sì. Che comunque bisogna, tra virgolette, insomma, divertirsi per i giovani, non me ne vogliono i genitori che stanno ascoltando, di qualche adolescente, ma di questo si tratta, in maniera protetta, consapevole, intelligente. Assolutamente sì. E infatti è quello che noi andremo a dire proprio durante la giornata che abbiamo organizzato con l'ASP, con la collaborazione di tanti colleghi, non soltanto dell'amico Pietro Colletti e dell'amico Antonio Sparaco, ma ci sono dietro tante altre persone che hanno lavorato a questa giornata dell'1 dicembre, che sarà realmente una giornata importante, celebrativa di questo giorno dedicato alla prevenzione dell'AIDS, alla cura dell'AIDS.
Volevo aggiungere una nota così di curiosità. Si diceva poco fa all'inizio che avremmo cercato di imperniare quanto più possibile la trasmissione, ovviamente parlando di HIV. Un paio di cose volevo dire. Da un punto di vista storico la malattia è cambiata, non soltanto nella terapia ma anche nella nomenclatura. E addirittura io ricordo quando studiavo medicina, e ancora perché la patologia si cominciò a identificare nel 1981, io ancora ero studente a quella età, insomma, in quel periodo, e ricordo che il professore, proprio come se fosse ieri a lezione, ci parlò di questo virus HTLV3, quindi Human T Lymphotrophic Virus di tipo 3. Poi la nomenclatura è completamente cambiata, si è già parlato era difficile di dire HIV. Immunodeficienza sì, acquisita, sì, ora sì, così no, ma significava proprio quello poi alla fine, che insomma, perché andava a colpire il virus questi linfociti di tipo T, perché sono quelli proprio che vengono colpiti, che sono, come dire, la fanteria, la cellularità che gestisce il nostro sistema immunitario, che oltre a una componente umorale, siamo ormai esperti tutti in anticorpi, no? Oltre a una componente umorale anticorpale c'è una componente cellulare. E a questo proposito dico, anche se ci siamo un po' prefissati di parlare il meno possibile di coronavirus, un'altra cosa vorrei dire. Lo dobbiamo sempre... dire adesso o poi apriamo la maglia? No, velocemente la vorrei accennare adesso, perché c'è un denominatore comune tra la bestia nera che ci interessa in questi giorni e ci preoccupa in questi giorni e l'HIV che già dal 1981 ci perseguita. E cioè, come dire, è che sembra, è quasi sicuro, poi l'amico Pietro Colletti mi correggerà se ha una visione diversa, ma sembrerebbe che ambedue saltano fuori da uno spillover, cioè da un salto di specie. Il virus dell'HIV colpisce l'uomo dalla scimmia, il coronavirus sembrerebbe dal pagolino. Io credo, non credo assolutamente al discorso del laboratorio, questa è una mia visione personale, ed è un virus della scimmia che è praticamente salta la specie, raggiunge l'uomo in alcune popolazioni africane, e poi siccome i virus oggi viaggiano con gli aerei, perché viaggiano con gli uomini e quindi gli uomini viaggiano con gli aerei e non con le navi come ai tempi di Cristoforo Colombo, immediatamente dall'Africa si è raggiunto gli Stati Uniti d'America e si è evidenziato poi negli Stati Uniti, perché lì per la prima volta si accorsero di pazienti che avevano un problema di severa immunodeficienza, pazienti che senza nessun motivo cominciavano a fare delle patologie infettive, Pneumocystis carini in modo particolare fece da grande attore in quelle circostanze, o patologie neoplastiche, perché veniva a mancare una sorveglianza anche in ambito immunologico. Beh, come per il Covid-19, no? Stasera abbiamo tre medici, tre branche diverse della medicina, no? Abbiamo ascoltato appunto il dottore Colletti, il dottore Mistretta. Però siccome poi il convegno, l'evento del giorno 1, doverosamente insomma, affronterà diverse tematiche, perché bisogna combatterlo da tutti i lati, questo demone, vediamo anche da un punto di vista psicologico, no? Dottore Sparago cosa ci vuole dire in merito. Intanto si è un po' più sereni, io già obiettivamente stasera già da subito ho iniziato ad essere... E poi ne daremo qualche altro messaggio possibile. Ok, sono contento, grazie, dottore Colletti, prego. Io partirei da un punto di vista proprio comportamentale, che è l'aspetto che più mi interessa da pedagogista sanitario e psicoterapeuta che sono. Continuando la storia, mi pare interessante quello che diceva sia Pietro Colletti ma anche Orazio. Il virus viene identificato per la prima volta in California in un gruppo di tossicodipendenti e anche omosessuali, e non si capiva perché era venuto fuori questo virus. Alla fine di questo periodo, dopo tante ricerche, il professor Montagnier e il professor Gallo identificano finalmente questo virus. E da lì parte tutta una serie di ricerche, di studi, in maniera random. Non si capiva cosa si poteva fare, che gravità poteva essere questa cosa. Era un periodo di grande uso di eroina, di grande uso di attivo di tossicodipendenza per via endovenosa, per cui si era veramente in preoccupazione, perché il virus, pensate che da una siringa in una seduta di tossicodipendenza di consumo di eroina si potevano anche infettare 18 persone.
E allora gli stati, ognuno per sé, l'America col NAIDA, ma anche l'Italia cominciò a lavorare bene su questo, e finalmente nel 1990 l'Italia partorisce una legge che è stata fondamentale per la lotta all'AIDS, la 135, Sì. che ha dato sistematicità all'intervento sia da un punto di vista della prevenzione, della diagnosi e della cura, ma dico io soprattutto della prevenzione, perché personalmente io ho avuto la fortuna di conoscere in quel periodo delle persone fantastiche, una delle tante che ora non c'è più, che è il professore Fernando Aiuti, che attraverso, formando un'associazione importantissima che era l'Alliance, ha dato vita ad un grande movimento culturale italiano, cioè quello di dire continuate a volersi bene, a volerci bene, ma usiamo il profilattico dei rapporti sessuali ed evitate di di Sì. utilizzare la siringa con più persone. Se proprio dovete usare la siringa, usatela una persona sola. E lì cominciò tutta una guerra, anche con diversi gruppi sociali, perché noi che eravamo impegnati, io particolarmente impegnato perché cominciai la mia carriera, io dico che sono stato un fortunato, tra virgolette, attraverso una pandemia, perché la mia carriera nasce è cresciuta con l'AIDS, perché ho avuto la fortuna di fare parte di questo gruppo fantastico che si chiamava PFH dell'Istituto Superiore di Sanità, che era il piano formativo HIV in Italia. Abbiamo formato più di 1 milione di giovani cercando di far capire che con il virus si poteva convivere e che non bisognava avere paura, e soprattutto bisognava spiegare ai giovani come si poteva stare insieme, che il bacio non era infettivo, Certo. che si poteva avere un rapporto sessuale protetto. E che della malattia non bisognava assolutamente, dalla malattia non bisognava discriminare nessuno e non stigmatizzare le persone che soffrivano di questo. E tornando a questa 135, ha dato vita alla legge 135, ha dato vita finalmente alla sistematicità della lotta, perché ha creato i reparti. Allora non c'erano i reparti specifici per l'HIV-AIDS. Ha fatto arrivare veramente tantissimi soldi. Allora l'ex ministro Donat-Cattin, un ministro lungimirante, uno veramente degli ultimi ministri lungimiranti della sanità, ha dato un sacco di soldi alle regioni proprio per fare in ogni regione, in ogni città, capoluogo, un reparto dedicato proprio all'AIDS. Perché? Perché non si sapeva, come ha detto il dottore Colletti, portare avanti una terapia antiretrovirale era veramente un problema, tanto costosa, perché non se lo poteva permettere nessuno. Poi magari se ci sarà possibilità la riprenderemo, perché anche questo sta diventando un problema enorme, perché l'accesso alle cure di quelle persone era veramente difficile. Oggi è molto più facile, ma ci sono tanti altri problemi che magari più avanti le vedremo. Ma la cosa che mi preoccupa invece per l'AIDS è che nell'ultimo quinquennio non se ne parla più, Stavo proprio per chiedere questo, però non sembra se quasi ne è parlato scomparsa più. la No, paura, perché obiettivamente non se ne... Ora noi ne stiamo parlando e stasera, ma questo onestamente se ne è parla un problema. poco, se non quasi Voi per pensate che nulla. nel 1990, dal 1990, ogni giorno in tutte le testate giornalistiche e televisive si parlava di AIDS, un po' come il Covid oggi. Negli ultimi 10 anni questo non è successo più. Negli ultimi 5 anni c'è un articolo ogni 15 giorni, non più, per Cioè, ci ricordiamo un evento dell'AIDS, come diceva specifico. l'esordio della trasmissione, perché ieri era la Oggi ricorrenza della morte di invece, Freddie Mercury, per esempio. esattamente, oggi invece ne parliamo perché la morte di Freddie Mercury, la giornata mondiale AIDS. Se ne parla poco. Io stesso, parlando con i giovani, ho un po' abbandonato questo, purtroppo è una cosa che mi dispiace tanto, di andare Vabbè, ben sostituito da nelle Orazio Nestore. scuole. No, io non sostituisco. Orazio è un campione in questo, non è possibile No, sei sostituire, troppo non deve buono, sostituire nessuno. Antonio, sei troppo buono. Io purtroppo, occupandomi di migrazione, ormai non ho più il tempo di andare nelle Ora ci scuole, arriviamo, perché ma con gli immigrati, insomma, il mi problema piace continua ad tantissimo esserci. ricordare che purtroppo oggi i giovani non conoscono neanche la parola, e questo è un problema serio. Bisogna,
battagliare su questa storia. Dottore Coletti, stiamo ritornando stasera noi qui a Telesud a parlare di AIDS per moda? No. No. Allora, poco fa ho dato dei numeri, per non sbagliare li avevo segnati su questo foglietto di carta, e sono i numeri generali del mondo, quante persone sono morte con l'AIDS e quante persone attualmente hanno l'infezione da HIV. Parliamo adesso di noi. Okay. Cioè una cosa, quali sono i nostri numeri? In Italia esiste italiani? Italiani, siciliani e della provincia. Va bene, ok. Allora, in Italia i dati, come abbiamo imparato anche oggi col coronavirus, nascono sempre dalla notifica dei casi, dal fatto che vengono registrati, e quindi c'è un ritardo nel avere la concretezza dei numeri. Quindi io vi parlo dei numeri del 2019, quelli ufficiali, giusto? Nel 2019 in Italia vengono diagnosticate 2.500 nuove infezioni da HIV. 2.500 nuove infezioni da HIV. E, come sempre, questa malattia è stata considerata altro da noi, altro, una cosa che non ci riguarda. Allora scendiamo. La Sicilia, quanti casi ha ogni anno? Bene, la Sicilia in questo momento ha 4 casi ogni 100.000 abitanti per anno, moltiplicato 1.040.000 casi ogni anno, moltiplicato 5.200.000 casi ogni anno. Noi notifichiamo, segnaliamo. Possiamo dare una statistica pure di ceti, di ambienti, insomma. Sì, di... sì. Okay. Quindi noi notifichiamo ogni anno, negli ultimi 2 anni, 200 nuove infezioni da HIV. La prevenzione, quindi con l'offerta del test e col fatto che tutto sommato questi messaggi, anche se se ne parla meno, cominciano a passare e i ragazzi cominciano ad essere più consapevoli, ha portato a un notevole calo delle nuove infezioni, perché nel 2018 noi in Sicilia continuavamo ancora a registrare 280 casi l'anno, negli ultimi anni 200, è un grosso numero, è abbastanza diverso. Bene, chi sono questi 200? Esattamente. Poco fa io dicevo che prima era una malattia considerata dei gruppi a rischio. Io che sono tossicodipendente non mi interessa. Io che faccio sesso promiscuo non mi interessa. Io ho una eterosessualità, quindi non mi interessa. No, io non sono tossicodipendente. Adesso quasi tutte le infezioni sono tutte a trasmissione sessuale. Tutte le nuove diagnosi sono tra i 25 e i 35 anni, quindi riguardano i giovani. Questa è la media, attenzione, perché il penultimo che noi abbiamo visto nel nostro ambulatorio aveva 17 anni. 17 anni? Sì, l'ultimo ieri 35. La terz'ultima, una gravida scoperta in corso di gravidanza. Bambino nato sano ed è felicemente mamma col bimbetto che sta bene, perché abbiamo fatto la terapia durante la gravidanza. E tutti questi ultimi tre per trasmissione sessuale? Tutti trasmissione sessuale. Quindi significa, dottore Coletti, mi faccia capire, termino con la sessualità. Prego, prego. 50% omo o bisessuali, 50% eterosessuali. Quindi, indipendentemente dal nostro modo di vivere la sessualità, etero, bisessuale o omosessuale, c'è un rischio che è legato a una sessualità vissuta in modo più libero di come si viveva alcuni decenni fa, ma se vogliamo un po' più promiscua. E se lì non... Questa parte del suo intervento mi fa capire che non necessariamente siamo a rischio di AIDS se andiamo a letto con uno o una che già ce l'ha. Questa è l'altra,
E questo è l'altro messaggio positivo importante che io volevo dare questa sera. Che quindi smentisce quello che ho appena detto io. Sì. Perfetto, mi fa piacere, mi fa piacere. Allora, smentisco immediatamente. Ah, che bello, smentisco, sono contento. Smentisco con uno slogan che è noto agli addetti ai lavori, che è noto alle associazioni di cui parlava Antonio Sparaco e che comincia a essere in qualche modo diffuso. Nel 2017 tre grossissimi studi internazionali su migliaia e migliaia di coppie, in cui uno era con l'infezione da HIV in trattamento e l'altro no, hanno dimostrato che assumere i farmaci correttamente e avere il virus sotto controllo, quella che viene chiamata carica virale azzerata, zero, grazie al fatto che assumo ogni giorno i farmaci, ha un rischio zero di trasmettere il virus al proprio partner sessuale. Lo slogan infatti è mondiale, U uguale U, undetectable uguale untransmittable, cioè io poi 2 anni fa abbiamo fatto un concorso su come potevamo tradurlo in italiano e ve ne dico 3. A uguale A, azzerata a rischio zero di trasmettere il virus. N uguale N, non rilevabile la carica virale, non rischio di trasmettere l'infezione. 0 uguale 0, 0 carica virale, 0 rischio. Quindi, qual è il messaggio positivo? Primo, evitare la discriminazione di chi ha l'infezione da HIV. È cambiata la semantica. Prima noi dicevamo, e mi dà ancora fastidio quando lo sento dire, il siero positivo. Ma che cavolo di termine? La persona che vive con l'infezione da HIV. Che differenza c'è tra una malattia e un'altra? Il diabetico deve essere rispettato perché ha una malattia. La persona che vive con l'infezione da HIV deve essere rispettato come persona e come Beh, paziente. Certo, abbiamo fatto passi da gigante nell'informazione, perché agli anni Ottanta c'era il problema dell'infezione, no? Tanto vero, si spaventava. Tanto vero. Io ero adolescente, mi ricordo insomma le paure che c'erano. Che se ricordate, il pubblicità Progresso, no? C'erano queste cose, e c'era AIDS, se lo conosci lo eviti, ma c'era una, qua abbiamo lo psicoterapeuta, una personalizzazione, cioè chi evito io, il virus o la persona con l'AIDS? Se ricordate c'erano queste aloni viola attorno al tizio che aveva o alla tizia che aveva l'infezione da HIV, e quindi era un allontanamento. Lo stesso oggi spot in chiave moderna è stato realizzato a livello mondiale negli Stati Uniti per i positivi al Covid, quindi alla fine insomma la bestia sono sempre per la comunicazione perché errata alle persone. Lì è diverso perché c'è una trasmissione che è non per rapporti intimi o per scambio di siringhe o per trasmissione materno-fetale, ma c'è una trasmissione, una diffusione per via aerea, come è la tubercolosi. Quello è un discorso diverso. Quindi oggi il messaggio positivo è che chi si cura non trasmette il virus, quindi non c'è nessun rischio. Già non c'è il rischio di condividere con queste persone, con questi amici, la palestra, la scuola. Non ci sono più i reparti dedicati di cui parlava lui. Oggi io ho combattuto la buona battaglia di fare chiudere il Lazzaretto, l'ospedale Guadagna di Palermo, no? Il Lazzaretto, così veniva chiamato, dove c'era solo l'AIDS. Chiuso, adesso noi siamo dentro gli ospedali generali, dove ricoveriamo il paziente, rarissimamente ormai si ricovera un paziente con l'infezione HIV perché non ne ha bisogno, oggi li seguiamo tutti in ambulatorio, siamo passati dal curare al prenderci cura di queste persone che vivono con l'infezione HIV. Quanto è difficile spiegare tutto ciò appunto ai più giovani? Ma direttore, credimi, è di una semplicità estrema, specialmente se questo viene fatto negli ambienti adatti. Allora, qual è l'ambiente per eccellenza dove i ragazzi apprendono, dove i ragazzi si formano? È la scuola.
Infatti per questo intanto abbiamo coinvolto le scuole di Marsala, perché l'evento giorno 1 organizzato dalla nostra azienda si svolgerà quest'anno a Marsala, ma pensiamo di ripeterlo anche in altri location nei prossimi anni, e coinvolgeremo man mano le scuole dei posti dove andremo a celebrare la giornata mondiale di prevenzione dell'AIDS. Quindi il luogo dell'apprendimento degli stili di vita corretti in senso lato, il luogo dell'apprendimento della prevenzione, e ce lo diciamo sempre tutti e in tutte le salse, in qualsiasi tipologia di convegno, che prevenire è meglio che curare, lo sanno tutti, il luogo migliore dell'apprendimento è la scuola. E purtroppo devo dire che in passato tutte le aziende sanitarie in generale, ma anche della Sicilia, hanno pensato, mal pensato, di, come dire, quella che è stata un po' anche monitoraggio, controllo della spending review in ambito sanitario, hanno pensato un po' di ridimensionare maldestramente le medicine scolastiche. Proprio in questi ultimi mesi si sta facendo esattamente il contrario. Posso infatti testimoniare che c'è un'attività di tutti gli ordini dei medici della regione Sicilia, con capofila l'Ordine dei Medici di Palermo, e sono coinvolti anche l'assessorato alla pubblica istruzione della Regione Sicilia, con l'assessore Roberto Lagalla, e l'assessorato alla salute con l'assessore Razza della Regione Sicilia, sono coinvolti in questo progetto per fare in modo che la medicina rientri in quel luogo di apprendimento per eccellenza che è la scuola. Proprio qualche giorno fa abbiamo fatto una videoconferenza regionale, perché appunto queste attività per ora si svolgono prevalentemente in videoconferenza, e l'assessore Lagalla, peraltro mio amico personale perché è stato correlatore della mia tesi di laurea, ha fatto i complimenti all'azienda sanitaria di Trapani, alla nostra azienda ASP 9 Trapani, perché è una delle poche che, seppur in una piccola realtà, perché è un ufficio, comunque ha conservato la medicina scolastica, quando in altre aziende, quasi tutte, forse in un'altra sola esiste, in Sicilia tutte le altre aziende l'hanno completamente smobilitata. Ma perché è anche importante? Perché al di là delle malattie trasmissibili, come quelle di cui ci stiamo occupando adesso, in modo particolare dell'AIDS, si può apprendere bene a scuola anche come cautelarsi e prevenire un'altra grandissima problematica che affligge le società contemporanee, è quella cioè delle patologie croniche non trasmissibili. Per esempio? Per esempio, quelle che non si possono trasmettere, che ci becchiamo e che ci uccidono. Diabete, ipertensione arteriosa, dislipidemia, obesità. Quindi dare delle corrette informazioni in questo senso è fondamentale. Nei prossimi giorni inizierò un progetto presso l'Istituto Comprensivo. Istituto Comprensivo significa elementare e media, quindi media la vecchia nomenclatura, che adesso invece è secondaria di primo grado. Quindi l'Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Valderice, sempre particolarmente sensibile a queste problematiche, con la professoressa Rosalia Francofonte, che è la referente, perché ogni scuola ha il suo referente per l'educazione, certo, alla salute, e andremo a fare una serie di progetti, porteremo una serie di incontri in essere sulla prevenzione di alcolismo e tabagismo. Ma quale posto migliore che nella classe? Quest'anno lo faremo nelle classi, anche per evitare l'aula magna, dove magari si possono concentrare in questo momento più ragazzi di classi diverse. Allora, lo faremo nella classe dove comunque i ragazzi ogni mattina sono gli stessi. Ma mi viene una domanda, diciamo, visto che bene o male c'è ancora, però stiamo riuscendo appunto a contenerla e a capirla sempre di più, a proposito di prevenire è sempre meglio che curare, no? Ma di cosa, Covid a parte, dobbiamo in questo periodo, insomma, mondiale preoccuparci un po' di più come malattie trasmissibili? Allora, mi riaggancio all'evento che è piccola correzione anche questa semantica. Non lo facciamo a Marsala, sì. Stiamo cominciando a Marsala. Da Marsala. Permettimi se faccio questa correzione. Sì, certo. Per una scelta ben precisa, in quanto la divisione malattie infettive lavora lì, c'è cioè il suo ambulatorio,
Poco fa parlavamo di numeri e cura già 230 pazienti della provincia di Trapani con infezione da HIV che stanno tutti benissimo, attenzione, e a cui offriamo... Cioè i 230 siciliani sono tutti della provincia di Trapani? No. 230 sono quelli che notifichiamo ogni anno nuovi e che aggiungono 1, 2, 3 numeri, 10 numeri alla corte dei pazienti che seguiamo. Okay. In Sicilia sono seguiti 2.300 pazienti. Quindi in provincia di Trapani, no, quanti sono in Sicilia? 2.300 pazienti in cura. Il 10% solo... Il 10% sono a Trapani, il 10% sono a Trapani di quelli in carico al nostro ambulatorio. Perché dico questo? Perché il problema dello stigma dell'HIV e del volere la privacy a tutti i costi perché è una malattia di cui mi devo nascondere perché qualcuno mi giudica, fa sì che il signore di Agrigento si vada a curare a Trapani o vada a curarsi a Palermo e molte persone del trapanese, è vero, io li seguivo a Palermo o ad Agrigento, o ad Agrigento non c'è in realtà, o a Caltanissetta, eccetera. Quindi adesso destigmatizzare... Perché oltre alla malattia c'è pure l'onta, no? Io questa malattia l'ho presa, lo stigma, perché quello che noi chiamiamo... o ho fatto sesso promiscuo, o per altri, o, altri o motivi, cose. Insomma, che moralmente... Non è la, non è la malattia di chi se la va a cercare, punto. Forse lo fu all'inizio quando riguardò quei gruppi in California, eccetera, a San Francisco, è un altro discorso. Adesso è una malattia diffusa. Allora, mi stavo dicendo, tant'è vero che si collega alla prevenzione delle altre malattie sessualmente trasmesse, perché l'HIV è di fatto una malattia sessualmente trasmessa, e questo evento, ero partito dalla banale correzione semantica, quindi noi faremo un evento itinerante in tutti gli altri comuni della Sicilia e non per forza, dicevo, non per forza l'anno prossimo, no, ma se vogliamo anche il mese prossimo, cioè vogliamo più partire da lì, più ravvicinati, esatto, per riportarlo a Trapani, a Mazara, a Castelvetrano, laddove appunto il comune, come il comune di Marsala in questo momento ci ha voluto dare un endorsement, ci vorrà dare, noi siamo pronti a riproporre questa cosa. Assolutamente sì. Allora, l'assessorato quest'anno cosa ha pensato? Di mettere insieme la celebrazione della giornata mondiale contro, per la lotta contro l'AIDS con la settimana della prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale. Quali sono le malattie a trasmissione sessuale? Rischio di dimenticarne qualcuno e poi vengo rimproverato dai giovani che ne sanno più di me. Intanto l'epatite A, dice, ma che c'entra? Qualcuno sembra che stia dicendo una fesseria. L'epatite A prima era una malattia che si prendeva solo se mangiavo le cozze crude, no? O se mangiavo le verdure non lavate. Oggi invece sappiamo benissimo che l'epatite A è una malattia fortunatamente acuta e che si autorisolve nella maggior parte dei casi, che si trasmette anche con i rapporti omosessuali. Poi, l'epatite C. In Sicilia, che l'assistenza contro l'epatite C in Sicilia è un fiore all'occhiello che ci invidia tutta l'Italia, abbiamo già trattato 15.000 pazienti trattati e guariti definitivamente con nuovi farmaci per l'epatite C, grazie al fatto che siamo andati a cercare a uno questi pazienti con l'infezione da HCV. Oggi c'è un gruppetto, un migliaio, 1.500, che ancora sono infetti ma inconsapevoli, e quindi li vogliamo andare a beccare per offrirgli un trattamento. Come lo facciamo? Il dottore Sparaco mette a disposizione il camper che... Unità mobile. Clinica mobile, sì. E vabbè, per me, diciamo, questo termine è più così. Allora, vabbè, un camper attrezzato, presso cui... offriremo gratuitamente anche il test di screening per l'epatite C. Poi la sifilide. La sifilide, no? Il morbo gallico, no? Dice, ma chi è? Non ci interessa più. No, perché la sifilide nella maggior parte dei casi è asintomatica e può poi dare problemi col tempo, quale per esempio la nascita di bimbetti con seri problemi se una donna con sifilide non fa una semplice puntura di penicillina una sola volta durante la gravidanza ed evitiamo di far nascere un bimbetto con delle lesioni congenite, connatali
da sifilide. Il papillomavirus. Papillomavirus, uno dice, ma Vicky, che cosa dà il papillomavirus? Il condiloma? Vabbè, pazienza, no? Il condilomavirus dà il tumore del collo dell'utero e della cervice uterina e dà il cancro anale, il soggetto omosessuale maschio, per cui oggi la prevenzione con la vaccinazione contro il papillomavirus, il famoso vaccino Gardasil offerto gratuitamente per le fasce giovanili e per le fasce con alcune situazioni particolari, è in grado di prevenire e di ridurre questo tumore del collo dell'utero. La gonorrea sono tutte malattie sessualmente trasmissibili che possiamo prevenire. Possiamo prevenirle facendo un test rapidamente e andandolo a trovare quando è asintomatico. Quel giorno noi offriremo il test rapido. Ma quindi converrebbe ogni tanto, insomma, dice, mi vado a fare un test, o no? Mi vado a fare un test ogni tanto, nel senso che almeno una volta, e per esempio giorno 1 fatevi una passeggiata a Marsala, e vi faremo gratuitamente un test rapido per lo screening dell'HIV. Quindi si fa un prelievo col pungitito, come il Destrostix per il diabetico, dopo aver colloquiato con uno dei miei validissimi colleghi e con un infermiere, aspetti 20 minuti, hai il risultato, speriamo di non avere nessuno positivo, poi se ci dovesse essere un positivo, chiaramente verrà a confermare il test. Offriremo il test per la sifilide, offriremo il test per l'HCV. È chiaro che se io ho fatto quel test una volta e non ho comportamenti che mi possono mettere a rischio, cioè uso sempre il preservativo, certo, faccio sesso sicuro, non ho partner occasionali, non ho più bisogno di farlo, ma se faccio parte di una popolazione giovanile con vita sessualmente attiva, che può ogni tanto avere un rischio di trasmissione di una di queste malattie assolutamente curabili, perché non ripetere ogni tanto il test? Poi subentra l'altro aspetto, quello diciamo tecnico, no, di gestione, perché se nel mondo occidentale ormai, ecco, l'AIDS diciamo è sotto controllo, sappiamo come curarla, purtroppo da quello che ho capito dai paesi dell'Africa, dell'est povero, invece ancora arrivano persone malate di AIDS, quindi lì subentra poi l'esperto di medicina Migrazione. Preventiva e di controllo appunto con gli immigrati. Beh, la smentisco, non è proprio così, non è proprio così per quanto riguarda i migranti che arrivano nel nostro territorio. I migranti che arrivano nel nostro territorio, purtroppo l'AIDS... Non ho detto io che venivano i migranti, ho detto che in Africa ancora... che arrivano qua. E purtroppo l'HIV se lo beccano qua. Ah. Se lo beccano in Italia, se lo beccano in Europa. Perché il problema più grosso, è sempre, l'ha detto il dottore Colletti, è la sessualità non controllata. C'è un fatto assolutamente tecnico. Chi è malato di AIDS non può sopportare un viaggio della speranza dei migranti. Un viaggio della speranza dei migranti significa che partono dall'Africa subsahariana, è un viaggio che dura 3 anni circa, in media, devono attraversare il deserto, devono attraversare savane, devono attraversare territori assolutamente privi di qualsiasi servizio, e i deboli non resistono a questo viaggio. Il problema dell'AIDS è lì in Africa, e nel Sud America, dal centro Sud America, nella parte sud del Medio Oriente, dell'Oriente. Il problema più grosso è l'Africa, perché in alcuni paesi dell'Africa, quali lo Swaziland, il Benin, il Sud Sudan, quei paesi che sono Ruanda, quei paesi che sono statistiche allarmanti, comunque sono pure per la Thailandia, e questi paesi dell'est dove c'è perché, una dottor, mercè sessuale. Ma è l'Africa il problema più grosso, perché il problema più grosso è l'Africa, perché in Africa sta morendo, è morta, non c'è più
la classe dirigente, la classe che pensa, la classe intellettiva, i cinquantenni, la gente non arriva più a 50 anni, 40 anni, perché è quella l'età in cui, a cui un paese si rifugia quando deve sistemare le cose. È un paese che non ha la parte pensante della popolazione, è un paese morto, non ce la fa più. È vero che oggi le case farmaceutiche hanno fatto sì che la cura antiretrovirale arrivasse in Africa con meno costi di prima. Non c'è dubbio che questo è cambiato, ma il problema più grosso è che questi paesi da soli non ce la fanno. Le migrazioni non portano tanto AIDS. Il problema più grosso è qui, quando arrivano qui queste persone diventano vittime di tratta, di prostituzione incontrollata, e lì queste persone purtroppo hanno fortemente la possibilità di beccarsi il virus. Ma abbiamo un telespettatore dal Cairo, lo facciamo stare sereno, sì, è stabile. E la cosa importante... Stanno scrivendo sia dall'Austria, qual è il gioco dall'Austria, dalla Germania, buonasera dall'Austria, buonasera da Torino, beh, siamo internazionali, penso. La cosa interessante, secondo me, che bisogna anche sottolineare, proprio in un'ottica di salute globale, qual è? Che queste persone, purtroppo, non avendo la possibilità di accedere facilmente ai servizi, nel momento in cui vengono contagiati dal virus, al momento della diagnosi, passano almeno al mese, il tempo medio, Pietro, correggimi, è 6 mesi. E in questi 6 mesi tu attui dei comportamenti a rischio. Quindi non sapendo che sei sieropositivo, che, certo, vuol dire che sei, che hai avuto il virus, tu contagi tante altre persone. Il problema più grosso che dobbiamo porci oggi nella nostra società, che il Covid lo sta portando fuori, è quello di dare la possibilità di abbattere le barriere di accesso ai servizi, ma soprattutto ai servizi diagnostico-preventivi. Questo è il problema più grosso che ci stanno portando oggi i migranti all'attenzione. Questa gente deve avere la possibilità di accedere ai servizi per avere nel più breve tempo possibile le diagnosi delle malattie. Va bene. Devo dare la linea alla regia per la pubblicità, ma prima, ormai da qualche settimana, c'è questo inserto simpatico di Danilo Orlando, che ringrazio sempre per la sua attenzione nei confronti di questa trasmissione. Noi stasera parliamo di prevenzione, stiamo focalizzando appunto sulle malattie sessualmente trasmissibili, in particolare sull'AIDS, ma stiamo spaziando. Però, insomma, il periodo è quello che è. Parlando di prevenzione, non possiamo soffermarci anche sulla prevenzione, per quanto possibile. Ormai l'abbiamo capito tutti come si fa, giusto? L'abbiamo capito tutti per quanto riguarda il Covid-19, e perché no sui vaccini. Però non gliela faccio una domanda, perché prima di far fare un veloce giro sulla questione attuale, proviamoci a sorridere amaramente, proprio perché ci è stato annunciato ieri, no? Il Super Green Pass. Danilo Orlando. Cari spettatori di The Politicum, come sapete, a proposito di prevenzione, il governo ha varato il nuovo decreto che introduce il Super Green Pass. Quali saranno le conseguenze? Ve le faccio sentire brevemente.
Va bene, proviamo a ridere, non vi offendete, non vi arrabbiate, l'ironia ci sta sia dall'una che dall'altra parte. Però, beh, l'abbiamo detto, insomma, sorridendo, ma il problema continua ad esserci, dottore Corletto. Il problema continua ad esserci e anche qui io vorrei evitare discriminazioni. È importantissimo il Green Pass, è importantissimo dei provvedimenti, sono importantissimi dei provvedimenti che limitano la circolazione del virus, perché in questo momento il problema continua a essere serio. Continua a essere serio perché noi abbiamo ancora circa 7 milioni di persone che non hanno aderito alla campagna vaccinale e 5 milioni di cittadini che non si possono vaccinare perché sono i bimbetti piccoli. Ora in questo momento si restringerà questo gruppo perché quelli più grandicelli potranno essere ammessi al vaccino, però ci saranno fino a quando non convinciamo i nostri amici, familiari, amici vicini e lontani a vaccinarsi, il virus continuerà a circolare. E se il virus continua a circolare, c'è gente che continua a soffrire parecchio, soffrono i più fragili, soffrono le persone che hanno deciso per principio di non aderire alla campagna vaccinale, e ancora oggi noi abbiamo gli ospedali che hanno dei problemi legati al fatto che, dovendo occuparci prevalentemente di una malattia a diffusione aerea dove non basta il condom, dove non basta lo scambio di siringhe e dove non basta la mascherina perché in qualche modo il virus si infila comunque, è importantissima la mascherina, E quelli che dicono che non basta il vaccino? blocchiamo l'attività per tante altre cose. Il vaccino basta. Allora, noi ci siamo incontrati qua altre volte, abbiamo parlato anche degli altri vaccini. Il vaccino Assolutamente sì. non è una cosa che protegge 100 persone su 100 che si sono sottoposte al vaccino da quella infezione, però può proteggere il 90% delle persone che si sono sottoposte al vaccino da quella infezione. In questo momento Vale ci per si tutti i vaccini? può proteggere, dipende da quale tipo di vaccino. Questo vaccino abbiamo visto che con due dosi protegge intorno al 70% dal prendersi l'infezione e quindi bisogna fare una terza dose, ma protegge dalla malattia grave. Questo è Certo. sicuro con certezza. Diamo fiducia alla scienza. Noi oggi abbiamo, nel 1978, dichiarato sconfitto, scomparso il vaiolo. Quelli che siamo qui dentro, almeno da questo lato, abbiamo tutti la cicatrice qua, era obbligatoria, giusto? E nessuno si è posto il problema di che cosa iniettavamo Credo di essere uno degli con ultimi quella come annualità scarificazione cutanea. cutanea, Sì. quella cosa che si scaldava per disinfettarla con il Primus, no? Abbiamo fatto il vaccino antipolio. Quanti bimbetti morivano con la poliomielite? Quante persone sono rimaste menomate per la poliomielite? Oggi queste cose non le vediamo più, giusto? Quanti bambini sono morti per il morbillo? Mi deve scusare, purtroppo mi rendo conto, voi non so a quanto, sicuramente più di me, ma io ho una visione purtroppo, insomma, chiara, almeno credo, insomma, del fatto che queste spiegazioni, che io condivido, sapete, sono vaccinato, non vedo l'ora di farmi la terza dose a giorni, ma non funzionano più. Cioè, non funzionano più. Ma non è Perché? vero, Perché? però. Perché ormai, come dicevano altri esperti della materia, beh, chi ha deciso di non vaccinarsi continua a non volersi vaccinare, glielo puoi portare in tutte le maniere, le spiegazioni tecniche, scientifiche, morali, Fin quando umane. non viene colpito nella propria famiglia, Vediamo. direttore. L'Italia è un paese fantastico da questo punto di vista, e
purtroppo l'eccesso della democrazia, questi sono gli effetti collaterali della democrazia. Io credo che alla fine ci vaccineremo tutti, anche quelli che non... Perché sarà reso obbligatorio? Perché lo Stato prima o poi dovrà fare questi conti. L'Italia è un paese debole, fragile, non può permettersi, essendo un paese che ha un'assistenza sanitaria universale, cioè a tutti, non può permettersi di riempire gli ospedali di persone malate di Covid, perché c'è tanta altra gente che ha bisogno di cure e che in questo momento non possono curarsi per colpa delle persone che sono ricoverate, per colpa. Per un bisogno di assistenza alle persone ammalate di Covid, per cui necessariamente andremo alla vaccinazione totale. E come diceva il dottore Colletti, il vaccino non evita totalmente il rischio del contagio, ma evita sicuramente quasi totalmente la possibilità di ammalarsi, quindi non andare in ospedale, o comunque se vai in ospedale non vai in terapia intensiva. Tranne pochissimi E casi, prima diciamolo, non nascondiamoci, ci o sono poi ci quelli. vacciniamo tutti con l'escamotage, che è un escamotage, diciamo, il Green Pass non è altro che un obbligo mascherato, Furbettizio. cioè se vuoi fare della vita sociale devi avere il Green Pass. La tua libertà di non vaccinarsi deve convivere con la mia libertà di vaccinarsi e tra le due quella più pericolosa è la tua. E qui lo Stato, uno Stato democratico, deve prendere questa decisione. E necessariamente si andrà a finire così, perché c'è anche un altro problema economico, sociale. Si stanno facendo troppa discriminazione fra la gente, fra gruppi sociali, e si andrà avanti con gli scontri, i gruppi sociali andrà a finire veramente, andremo a finire in un momento storico Lo stiamo già che vedendo. spero non avvenga più. Ci dobbiamo fermare qualche minutino, ritorniamo in studio per l'ultimo, per il rush finale. Parliamo di prevenzione questa sera qui a The Politicom. Tra poco. Eccoci ritornati in diretta per il rush finale di The Politicom. Questa sera parliamo di prevenzione, soprattutto ci siamo focalizzati sulla prevenzione e sulla lotta all'AIDS, una malattia che non è ancora scomparsa, ma è certamente sotto controllo. Abbiamo dato numeri, abbiamo parlato dell'evento che si terrà il prossimo giorno 1 di dicembre a Marsale, ci ritorneremo perché c'è la possibilità, beh, approfittiamone, no? Di andare lì e farci fare dei test assolutamente gratuiti per vedere come siamo combinati con l'HIV e con altre patologie o altre malattie, insomma, che potremmo avere e non ne sappiamo nulla. Adesso lo faccio spiegare meglio. Abbiamo però provato ad affrontare, anche se velocemente, diverse altre necessità di prevenzione. Come si vuol dire, no? Prevenire è meglio che curare, per cui alla fine, insomma, l'ultima poco fa, prima di mandare la pubblicità, parlavamo appunto della prevenzione in chiave Covid-19. Ne parliamo ancora per qualche minuto perché vorrei capire, insieme al dottore Sparago, Antonio Sparago, per quanto riguarda appunto il Covid, insomma, gli immigrati. Abbiamo prima affrontato la questione per l'AIDS, lì invece come siamo combinati? Beh, anche qui bisogna anche sfatare questo mito, perché all'inizio della pandemia si diceva che i migranti portavano il Covid. Beh, io vi devo dire che dall'anno scorso siamo occupati circa 10.000 migranti e le percentuali sono veramente basse delle persone che hanno contratto il virus. Del Covid-19. Noi abbiamo la fortuna nella nostra azienda, nella nostra provincia, di aver messo su un'organizzazione sanitaria abbastanza performante per quanto riguarda il controllo del Covid tra le persone migranti, cominciando dalle navi quarantena ai centri di accoglienza. Non sfugge nessuno per il controllo, cominciando con i test rapidi. Se c'è una positività viene subito, entro 4 ore siamo in grado di avere la diagnosi, c'è il referto certo, diagnosi certa con il tampone molecolare, vanno subito in quarantena, oggi la nave ci dà questa grande opportunità, di una quarantena forzata, controllata all'interno di una struttura dove non possono chiaramente uscire le persone, scendono solamente quando le persone si negativizzano o positive Ah, infatti senza sintomi, è
senza sintomi dopo i 21 giorni. La situazione è sotto controllo da questo punto di vista. Abbiamo vaccinato, una cosa interessante è, questo è un segnale importante anche verso la popolazione autoctona, i migranti della nostra provincia si stanno tutti vaccinando. Dai, Noi con veramente. la nostra unità mobile andiamo nei centri di Bonomo, accoglienza abbiamo appena risposto. Gli immigrati non vengono vaccinati, ma dalle nostre parti, vedi, appena risposto il dottore Sparaco, sono sono tutti tutti vaccinati. vaccinati e la cosa interessante è che si stanno vaccinando laddove non si vaccinano con noi nella nostra mobile clinic, come avevo detto poco fa, vanno a vaccinarsi da soli nei centri vaccinali, nei nostri hub che l'azienda ha costruito. Per cui il problema Covid e migranti è un problema assolutamente tranquillo. Non so se avete sentito, cioè noi facciamo tutti i discorsi, no? È l'imposizione, è l'obbligo, è una dittatura sanitaria. E guardiamo, sto generalizzando, mi ci metto pure io in mezzo, anche se mi conoscete, figuratevi se faccio questi discorsi che anzi proprio contesto e contrasto. E beh, arrivano qua e ci portano le malattie, ci portano il Covid. AIDS, no, se la prendono qua. Vengono e si vaccinano. Vengono qua, si vaccinano, se non si vanno a vaccinare attraverso la clinica mobile, vanno direttamente loro nei centri spontaneamente, ma può essere che il problema siamo noi alla fine, insomma, società occidentale. Rispondiamo ad un paio di domande velocemente e poi Sì, chiudiamo. La prima, ve l'ho fatta già vedere, c'era la signora sì, dottore Gugliaro. Smistretta, quando consiglia di... Eccola qua, grazie a Gugliaro. Dottore Grazie Smistretta, a quando Guglia. consiglia vaccini ai bambini contro il Covid? Risposte brevi per Sì, piacere. velocissimo. E allora, io intanto fino ad oggi, direttore e gentili telespettatori, fino ad oggi i bambini, se parliamo della fascia d'età dai 5 ai 12 anni, ancora in Italia non si possono vaccinare contro il coronavirus. Hanno già iniziato la vaccinazione in questa fascia di età negli Stati Uniti d'America e in Israele. Ieri abbiamo visto delle immagini sui social, sui telegiornali anche nazionali, del premier israeliano che portava a vaccinare il proprio figlio, felice, portava a vaccinare il proprio bambino. Io personalmente dico che, voglio dire, c'è veramente una guerra contro anche quelle che sono le agenzie internazionali di controllo dei farmaci, che sono le più accreditate, che guidano la vita sanitaria a livello planetario. Allora io dico, dove ci sono fior fiori di scienziati, dico, allora, le FDA, la Food and Drug Administration degli Stati Uniti, ha approvato la vaccinazione dai 5 a 12 anni. Se non è stato fatto stasera, domani l'EMA, direttore, domani l'EMA approverà, ne sono sicuro, la vaccinazione da 5 a 12 anni per i bambini contro il coronavirus. E fate conto che nel giro di 24 ore l'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, l'approverà anche in Italia. Allora, io non ho figli in questa fascia di età, sono più grandi. Io sì. Sì, ma se avessi un figlio in questa fascia di età, lo andrei a vaccinare tranquillamente, perché andremmo a evitare due cose: intanto la circolazione del virus in quell'ambito che resta il più vulnerabile, dove il virus può circolare, moltiplicarsi e mutare. Pietro, correggimi se sbaglio. Non solo, ma seppur raramente in quella fascia di età ci sono delle complicazioni gravi, purtroppo, anche se raramente, ci sono. Ma la domanda che io mi faccio, e rispondo alla signora, quindi non appena verrà approvato anche dall'Agenzia Italiana del Farmaco, io i bambini, per chi vuole, insomma, li porterei a vaccinare senza nessun problema. Ricordiamoci, a proposito della poliomielite, che l'Italia, oltre ad avere, non avere più il vaiolo già da tempo, e tra l'altro ora celebreremo i 200 anni di Pasteur, quindi proprio nei prossimi giorni, stavo dicendo che praticamente non capisco perché questo accanimento in modo particolare contro la vaccinazione contro il coronavirus. Non capisco il motivo, quando ci si fida, mentre poco fa passava la pubblicità, stavo facendo questa considerazione: tutti prendiamo l'aereo, facciamo tratte anche intercontinentali, ma non ci preoccupiamo di quella compagnia aerea piuttosto che dell'altra, di chi ha cambiato
gonfiato la ruota, di chi ha gonfiato la ruota, ma il viaggio in aereo comunque è un rischio e non ci preoccupiamo della freccia rossa. Dico, ci sono organismi di controllo che controllano i mezzi di trasporto e noi ci affidiamo ai mezzi di trasporto. Ma perché adesso non ci si deve più affidare alle agenzie internazionali del farmaco? E un'ultima cosa, consentimi, velocissimamente, perché veramente io non ho nessuna remora e nessuna perplessità. Alcuni non si vogliono vaccinare per paura degli effetti collaterali. Dico, ma l'abbiamo mai preso in mano un bugiardino dell'aspirina? Sono discorsi triti e ritriti, non per essere scortese, ma li abbiamo già detti. È inutile, è inutile. Dico, l'abbiamo detto, lo sapete, qualsiasi aspirina, leggete. Dico, ma invece vorrei evidenziare questo aspetto, mi era stato segnalato oggi pomeriggio, mi fa piacere che lui lo abbia riscritto qua. Non c'è il direttore sanitario dell'ASP, non c'è manco il commissario straordinario, ci sono però tre medici che possono fare da tramite certamente, al di là del fatto che lo facciamo noi stessi. No, la quarantena l'ho disposta io questa volta. Quindi addirittura siamo da lunedì mattina civilmente rinchiusi in casa per la quarantena fiduciaria per la positività di mio figlio, confermata ieri dal tampone effettuato martedì dall'ASP. Ma assolutamente, positività contratta a scuola fermo, dove ieri si sono conclamati altri 5 o 6 compagni. Assolutamente. Premetto che l'ufficialità di mio figlio minorenne gli è stata comunicata per telefono senza prendersi cura di parlare con un adulto per un'assistenza psicologica, dei comportamenti da assumere in casa per la convivenza con un positivo. No. Nessuno ci ha contattati ad oggi, mentre la scuola era già stata avvisata dall'ASP di fare seguire domani mattina a tutti i ragazzi contagiati esclusi il tampone. Ho cercato il contatto con l'ASP in tutti i modi, ma chiunque mi rispondesse non avevano nessun riferimento da darmi, né telefonico né altro. Tra l'altro il numero verde predisposto dall'ASP non è funzionale. Conclude, purtroppo ho dovuto arrangiarmi con l'amici di l'amici. Scusami direttore, ma qua intervengo più pesantemente perché l'azienda sta facendo un lavoro incredibile proprio in ambito scolastico. Da 10 giorni ci sono le nuove norme per la quarantena, mentre una volta fino a 15 giorni fa se c'era un caso positivo in una classe tutta la classe andava in quarantena per 10 giorni. Adesso con una circolare interministeriale a firma, io non so, spettatore ci mette faccia, no, io ci metto, so chi ci è, metto, ci metto la faccia, no, ma io ci metto la faccia, non ho nessun a rispondere dicendo, scrivendo questo, addirittura non uno mi ha risposto che sono fortunato perché proprio ieri in forza dell'aumento dei contagi è stata ristabilita la squadra dei medici e paramedici per l'emergenza Covid. Che culo, gli ho risposto. No, ma sarà un caso isolato. C'è un sacco di confusione ed è giusto fare chiarezza. Allora, qui noi abbiamo, proprio per l'ambito scolastico, abbiamo la USCAS che da un anno e mezzo che fa un lavoro incredibile, e cioè che è l'unità speciale di continuità assistenziale scolastica, che adesso sta mettendo in essere le nuove norme che conferma di una circolare interministeriale, Ministero della Pubblica Istruzione, Ministero della Salute, Roma, quindi significa, si sta facendo non più la quarantena ma la sorveglianza con testing che prevede i test a T0 e T5, cioè quando si verifica il caso positivo a tempo zero e dopo 5 giorni, facendo in modo che tutti quelli che sono negativi, se non ci sono ulteriori positivi, tornano in classe, non vanno in quarantena. Lì sono andati in quarantena perché ci sono 6 positivi in una classe. E quindi, cioè, a quel punto devono andare in quarantena inevitabilmente. Volevo aggiungere qualcosa, dottore Colletti? No, su questa vicenda tornerei un attimino a sottolineare. Mi dovete scusare, ma insomma è questione qua interna di Telesud, che ha un collega che ha pure lo sfottimento, è il nostro collega della regia Nicola Rack, che si è sposato da qualche giorno, si trova a Santo Domingo con la sposa, dice qui pochissimi contagiati, si rispettano le regole nonostante ci sia il mondo in questi resort, buon lavoro a tutti, vado a tuffarmi. Va bene, appena ritorni, tra una ventina di giorni ce la discutiamo con questo sfottimento in diretta. E allora, ritorniamo per chiudere alla questione legata all'evento del giorno 1, la giornata mondiale per la lotta all'AIDS. Inviterei i cittadini insomma a venire a... Tornerei proprio all'offerta del test rapido. Ecco, infatti. Il test come prevenzione. Uno dice, ma mi faccio un test per prevenire l'infezione da HIV? Sì, mi faccio un test per prevenire l'infezione da HIV. Allora, il test come singolo... A gratis, tra l'altro. Certo. È dentro 20 minuti. Il test come singolo mi serve a sapere se ho l'infezione da HIV e a farmi curare, quindi
test come prevenzione della malattia, test come prevenzione della diffusione, perché torno a dire che se vado in trattamento, se ho l'infezione HIV e vado in trattamento, non trasmetto più la malattia. Quindi il trattamento poi noi lo facciamo sia per la salvaguardia, torniamo qua alla libertà individuale, alla libertà collettiva. Il trattamento, il soggetto con l'infezione da HIV lo fa per sé e lo fa nel rispetto degli altri, perché TASP, Treatment as Prevention, trattamento come prevenzione. Questa è una cosa che noi ci occupiamo da HIV, diciamo, da tanti anni. Quindi il trattamento del singolo come prevenzione per la diffusione nella collettività. Questo è uno dei messaggi, questo è uno dei messaggi più importanti, quindi fare il test in modo tale da identificare l'inconsapevole che ha l'infezione, prenderlo in cura, trattarlo ed evitare che questa persona possa infettare altri. Dove si terrà l'evento? L'evento si terrà al complesso monumentale San Pietro dalle 9.30 alle 12.30 con l'intervento di studenti di tutte le scuole superiori e di rappresentanze della comunità marsalese, delle istituzioni e degli insegnanti, certo. Degli interventi sulla prevenzione dell'HIV, sulla prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse, sulla prevenzione nelle persone fragili, nelle situazioni di criticità per fragilità di qualunque tipo, che farà il collega Antonio Sparaco, mentre quello sulle malattie sessualmente trasmesse lo farà la dottoressa Laura Giammanco, che è il direttore dell'unità operativa di ginecologia dell'ASP di Trapani e di Salemi. E dopodiché ci sarà questa bella cosa dei ragazzi che verranno premiati, i video più belli, i lavoretti più belli che hanno fatto. Durante tutta la giornata in piazza ci sarà, non si chiama camper, si chiama clinica mobile, mobile clinic presso cui un medico e un infermiere in quasi tempo reale, 20 minuti, insomma, sì, faranno i... si alterneranno durante tutta la giornata per offrire questi test gratuiti e degli opuscoli informativi. Grazie. Abbiamo parlato stasera di prevenzione, soprattutto dedicata alla prevenzione dell'AIDS. Anche se avete capito, visto che ci avete seguiti in tantissimi questa sera, che pure se se ne è parlato poco negli ultimi anni, è ancora un mostro che esiste. Per fortuna un mostro rintanato grazie alla scienza, grazie alla medicina, scienza e medicina, rintanato, sta lì rinchiuso dentro la sua tana sotto controllo. Ovviamente se ci curiamo, se uno se ne frega, il mostro esce. Funziona così di solito quando si ha a che fare con la scienza e con la medicina, con i social network, con i si dice a mio cugino, no. Grazie al dottor Antonio Sparaco. Grazie al dottore Orazio Mistretta, grazie al dottore Pietro Colletti. Questa è stata The Politicum e se vi faccio arrabbiare quando sono polemico, fa nulla, lo faccio anche per voi. Grazie, arrivederci. Buonasera. Buonasera, grazie a voi. Grazie a Telesud.